We are diversifying our supplies at lightning speed. The gas supplies from sources other than Russia has increased by 31 billion cubic meters since January this year. And this compensates by now the Russian cuts of gas supply to Europe. We're also cutting substantially our need of imported gas because we have to prepare for potential full disruption of Russian gas. And for this, we have asked member states to reduce the gas consumption by 15% and save it to the storage. The era of Russian fossil fuels in Europe is coming to an end. And with freedom from blackmail, we will come greater power to defend global rules. That has to be our next strategic approach. Ending our dependency on Russian fossil fuels is only the first step. Parole di Ursula von der Leyen che potrebbero diventare, insomma, storia e che potrebbero cambiare anche il verso a quella che è una crisi energetica profonda che sta vivendo il nostro Paese. Buongiorno e benvenuti al dibattito di Omnibus. Di questo parleremo stamattina con i nostri ospiti che vado subito a presentare. Do il buongiorno a Nicola Fratoianni per l'Alleanza di Verdi e Sinistra. Buongiorno, buongiorno Fratoianni. Buongiorno. Vedo collegato Matteo Richetti per Azione Italia Viva. Buongiorno Richetti. Buongiorno a voi, grazie dell'invito. E chi sta soffrendo particolarmente in questo momento sono i commercianti, le piccole imprese, le aziende, le famiglie italiane. Do il buongiorno a Patrizia De Luise, presidente di Confesercenti. Buongiorno De Luise. Adesso sentiremo anche l'audio, vediamo il video, adesso arriva anche l'audio. Insomma, buongiorno. Buongiorno, adesso la sentiamo perfettamente. E do il buongiorno anche a Fabio Martini. Buongiorno. Per la stampa, ben trovato. Buongiorno a Francesco Giubilei. Buongiorno, per il giornale. E ricordo, perché il tema insomma è abbastanza contingente, sovranità energetica dagli errori della transizione ecologica alla guerra in Ucraina e il suo libro, ecco vediamo anche la copertina. Ma dicevamo insomma delle parole di Ursula von der Leyen per una giornata lega il tema del caro bollette a quello dell'approvvigionamento del gas. A cosa farà il governo nei prossimi giorni, quali saranno i provvedimenti, se ci saranno provvedimenti del governo nei prossimi giorni, lo rivediamo qui dal servizio di Serena Riformato, andato in onda del TG delle 20 di ieri, guardiamo. Un intervento ci sarà, ma con ogni probabilità non questa settimana. Da giorni, ancora oggi, Palazzo Chigi frena sui tempi e ridimensiona, con qualche fastidio, la faciloneria con cui i partiti anticipano un provvedimento sul caro energia come se fosse in arrivo da un momento all'altro. Certo, Draghi è tornato a Roma e i ministri competenti, Franco e Cingolani, portano avanti un confronto quotidiano con il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Garofoli, ma l'immediatezza non ci sarà, non ci potrà essere, perché tutt'altro che risolta è la questione alla base di ogni possibile iniziativa. Dove trovare le risorse senza fare uno scostamento di bilancio, escluso in maniera perentoria da Palazzo Chigi. Con buona pace delle forze politiche che lo chiedono, il Movimento 5 Stelle, Forza Italia e la Lega di Matteo Salvini, che di miliardi ne vorrebbe 30, in deficit, contraddetto a dire il vero dagli azionisti di maggioranza della coalizione di centrodestra, con Giulio Tremonti, l'ex ministro berlusconiano, ora candidato di Meloni, che definisce un eventuale scostamento una misura molto rischiosa, con l'inflazione e la speculazione in netta ripresa. L'economista per Fratelli d'Italia porta invece avanti la proposta di concordare in Europa un taglio comune di tutte le imposte sull'energia. Un'azione che si può fare subito, dice Tremonti, prima ancora di parlare del tetto al prezzo del gas. Misura quest'ultima su cui invece punta il Partito Democratico, un tetto europeo o almeno nazionale, tema che sarà inevitabilmente al centro degli ultimi due consigli europei di Mario Draghi, il 6-7 ottobre a Praga e il 20 a Bruxelles. Nonostante ognuno spinga la propria ricetta opposta all'avversario, si fa strada l'ipotesi lanciata da Carlo Calenda di un armistizio fra le forze politiche, un time out dalla campagna elettorale per mettere a punto misure condivise contro le impennate mostre dell'energia. Dal centrodestra, dopo l'apertura di ieri di Salvini, rilanciata anche oggi, interviene Antonio Tajani. Noi siamo pronti a sederci a
attorno a un tavolo affinché si trovi un accordo per un decreto che affronti l'emergenza bollette. Ma senza un'azione forte dell'Europa il problema sarà difficilmente risolvibile, dice il coordinatore nazionale di Forza Italia. Dopo Salvini anche Tajani apre alla nostra offerta, commenta il leader d'Azione. Ma per cortesia, non giochiamo con le parole, insiste. Portiamo una soluzione a Draghi sul caro bollette, assumendoci la nostra parte di responsabilità. Allora, partiamo subito con Nicola Fratoianni, perché insomma qui abbiamo inquadrato qual è la situazione, diciamo, politica. Ci sono una serie di richiami legati alla richiesta, diciamo, di un armistizio, la parola che viene usata, insomma, in questa campagna elettorale per cercare di trovare una via comune e dare una mano al governo in questo senso. Dall'altra parte, non l'abbiamo citato in apertura, ci sarà questo vertice straordinario dei ministri dell'energia il 9 settembre. Intanto la posizione di Sinistra Italiana sul tema, che è forte, che è legato appunto agli aiuti alle imprese. Per voi è necessario comunque che il governo intervenga anche con uno scostamento di bilancio? No, io non penso che serva uno scostamento, anzi ho molti dubbi che questa sia la strada giusta, per una ragione molto semplice. Noi siamo di fronte a una situazione drammatica per il paese, per le imprese, per i cittadini, per le famiglie, per le fasce più fragili della popolazione. È una situazione drammatica dovuta a un'impennata ormai fuori controllo del costo del gas e delle bollette. Sappiamo come questa impennata si determina, spesso e volentieri attraverso meccanismi speculativi, naturalmente aiutati dalla crisi in Ucraina, dalla guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina. Ma c'è un punto che mi pare sfugga a buona parte del dibattito. Io trovo incredibile che non sia al centro della discussione. Peraltro è un punto su cui in Parlamento allora noi, ma anche Azione, proponemmo con più coraggio un intervento del governo, ed è il punto legato agli extra profitti. Le grandi aziende energetiche hanno accumulato extra profitti, qualcosa che va oltre i profitti ordinari, non è l'intero margine di guadagno, che ammontano circa 50 miliardi di euro. Abbiamo sentito dal servizio che per esempio Matteo Salvini vuole uno scostamento di 30 miliardi. È un po' un gioco delle tre carte, diciamo la verità. Per noi mettere un tetto dei rincari al 4%. Sì, però insomma, è un po' un gioco delle tre carte. Sì. Noi abbiamo soldi dei cittadini e delle imprese, 50 miliardi che sono stati sottratti a loro perché si sono trasformati in extra profitti. Proponiamo, qualcuno propone, di prendere altri soldi dei cittadini e delle imprese, perché questo è lo scostamento, è un'altra misura a debito che dovremo pagare imprese e cittadini, per coprire quella mancanza, quei soldi che non ci sono più. Noi diciamo, scusate, ma mentre si fa un giusto lavoro sul price cap europeo, che è naturalmente una misura utile, necessaria, e speriamo che il 9 settembre finalmente arrivi qualche buona notizia, mentre si discute della possibilità, e io sarei d'accordo, di introdurre perfino in assenza del price cap europeo un tetto nazionale al costo del gas, c'è però un problema. Le risorse per pagare quel tetto e comunque per evitare che il costo delle bollette si schianti sulle imprese e sui cittadini, dove le prendiamo? Noi diciamo dagli extra profitti. Quei 50 miliardi vengano messi ora, qui ed ora, a disposizione di imprese e di famiglie. Aggiungo e chiudo che ad oggi neanche i 10 miliardi previsti da una tassa, peraltro del tutto insufficiente, quella del 25%, siglata allora dal governo Draghi, sono entrati nelle casse dello Stato. Siamo a meno di un miliardo. Ci sono aziende a larga partecipazione pubblica che fanno ricorso contro quell'imposta. Io lo trovo scandaloso e credo che tutti capiscano che non può essere che di fronte a questo dramma c'è qualcuno che ha fatto giganteschi profitti e una grande parte del paese che non ce la fa a tirare a campare. Ecco Righetti, perché questo è l'enorme problema, ne abbiamo anche parlato ieri mattina, ma è giusto anche ricordarlo stamattina. Ecco, Orlando fa riferimento anche un'intervista a Repubblica di portare al 25%, insomma, la richiesta di extra profitti a queste imprese, ma non si riesce neanche, siamo riusciti solamente ad arrivare a 1 miliardo rispetto ai 10. A, com'è possibile? B, e se da questo punto di vista non si può trovare, diciamo, un'alternativa intanto valida per dare un sostegno proprio alle imprese rappresentate dalla De Luise? Ma il punto è proprio questo, nel senso che la ricostruzione che ha fatto Fratoianni è corretta. Diverse forze politiche al Senato, io ho presentato un emendamento, ricordo il provvedimento dentro il quale è contenuto il prelievo sugli extra profitti, è il decreto Ucraina, e il governo aveva previsto inizialmente il 10% di prelievo, l'abbiamo portato al 25%, Azione sul mio emendamento, ma Nicola immagino alla Camera, avevamo proposto il 50%, e il governo, dove siedeva Andrea Orlando, dove non c'eravamo né io né Fratoianni, quel 50% l'ha bocciato. Al netto di questo, perché la polemica non aiuta,
E c'è questo contenzioso in atto che fa sì che tecnicamente i soldi non siano nelle casse dello Stato. Io su questo sono d'accordo con Fratoianni, cioè è scandaloso. Per queste imprese che il provvedimento è incostituzionale. Extra... Ma ripeto, EDF sta facendo ricorso contro i provvedimenti di Macron, le aziende italiane lo fanno contro i provvedimenti del governo Draghi, c'è un punto che io mi trovo a Maranello, mi scuso di non essere in studio con voi, e anche questa mattina, e lo dico con una certa gravità e urgenza, gli imprenditori e di conseguenza i lavoratori e di conseguenza i posti di lavoro ci chiedono: ma che facciamo? Riapriamo o no? Riapriamo solo ciò che è sufficiente a soddisfare le commesse del mercato, perché se perdiamo pure quello c'è un tema di competitività, oppure no? E già questa settimana, che è la settimana del rientro, qualcuno ha riaperto, faccio riferimento al mondo della ceramica, della lavorazione delle carni, quelli più energivori, hanno riaperto solo la parte strettamente necessaria a soddisfare il mercato e stanno già ricorrendo alla cassa integrazione. Allora io non vorrei che i costi che decidiamo di non sostenere per andare incontro a famiglie e imprese sul piano della riduzione delle bollette li pagassimo sul piano sociale, perché voglio ricordare anche a chi dice gli altri paesi, la Francia, la Spagna hanno messo un tetto. No, non hanno messo un tetto, hanno fatto provvedimenti di iniezione pubblica, cioè di soldi dello Stato, per calmierare ciò che pagano imprese e famiglie, perché ad oggi, lo ricordava Fratoianni, non c'è un'intesa né europea né dei singoli Stati, e se un singolo Stato oggi dice metto un tetto al prezzo, beh, il mercato funziona in maniera molto semplice, lo vendono a qualcun altro. Diverso è se l'intera Europa riesce a costruire una posizione che dice noi sopra un certo importo il gas non lo compriamo più. Questa però è la sfida, appunto, nel medio termine, io immagino, spero medio breve, ma questa settimana o diamo una risposta oppure le imprese agiscono di conseguenza. Io non vorrei dover andare davanti ai cancelli insieme a Fratoianni a solidarizzare con i lavoratori dopo essere stati causa indiretta di quel problema. Salvini non lo commento neanche, perché Salvini si commenta da sé. Francamente, tra l'altro, tirare per la giacchetta Draghi e richiamarlo a fare il Presidente del Consiglio dopo che è stato il principale artefice delle elezioni anticipate sa davvero di beffa e di presa in giro. Io vorrei chiedere a Alla De Luisa intanto sui numeri, perché noi siamo, diciamo, nella coda di questa estate, dove abbiamo celebrato anche il ritorno dei turisti in Italia, il ritorno, insomma, dei profitti per quanto riguarda ristorazioni, bar, gli esercenti per l'appunto che guadagnano in questo periodo, guadagno che potrebbe essere completamente azzerato appunto da se non azzerato quantomeno insomma danneggiato per quanto riguarda proprio questi rincari. Voi avete fatto anche dei conti su questo? Sì, le nostre imprese sono fortemente preoccupate, perché già queste bollette che sono arrivate in questo mese sono bollette più che duplicate rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. E in previsione, se questi aumenti continuano ad andare avanti, metteranno queste imprese... parliamo di imprese con meno di 20 dipendenti, parliamo di imprese di prossimità, bar, ristoranti, alberghi, negozi, che già vengono da un periodo di forte sofferenza, non dimentichiamolo. Bene, questi aumenti vanno ad incidere pericolosamente sulla tenuta delle imprese, perché a un certo punto, se non riescono a far quadrare i conti, si vedono costrette a chiudere, con un danno enorme. Se non si riesce, vedete, il dibattito è importante, riuscire a, come dire, trovare delle soluzioni comuni e metterci d'accordo tutti insieme, però bisogna fare presto. Perché anche la possibilità di investire, chi fa impresa ha bisogno oggi di comprare per i prossimi mesi, ha bisogno di sapere dove sta andando. Con questi aumenti che non sono sotto controllo, sono impazziti, uno non riesce a programmare la propria attività. Quindi c'è anche un problema di tranquillità del fare impresa, di sicurezza del fare impresa. A questo aggiungo che questa stangata che dei prezzi energivori non è
solo sulle spalle di imprese ma anche delle famiglie, e quindi c'è un'inevitabile contrazione dei consumi. Ovviamente parliamo di famiglie con redditi che non riescono a far fronte. Fino ad oggi sono stati fatti degli interventi, fra l'altro sono state escluse proprio queste tipologie di imprese, no? Rispetto al credito d'imposta per gli aumenti delle bollette, eccetera. E bisognerà fare presto a decidere, presto per inserire anche queste imprese, presto per dare sicurezza, tranquillità alle famiglie, in modo che si riesca a tenere. Anche perché il grosso problema è appunto capire quanto queste bollette possono salire, perché stiamo passando di mese in mese, insomma, con bollette sempre più alte. Infatti non puoi fare una programmazione della tua impresa se non sai quali saranno i costi di qua a qualche mese, perché qua stiamo parlando di qualche mese. È per quello che bisogna fare presto a trovare una soluzione, tanto per cominciare questa cosa di riuscire a scindere la bolletta dell'energia dalla bolletta del gas mi pare che sia una cosa fondamentale. Ma poi, ripeto, intervenire per dare tranquillità, perché uno possa programmare la propria attività e quindi possa garantire il lavoro, quei posti di lavoro che sono veramente a rischio. Allora, Fabio Martini e poi Francesco Giubilei, diciamo il qui ed ora rappresentato dalla De Luisa e quindi dalle imprese che stanno pagando adesso in questo momento questo caro bollette, e dall'altra parte l'Europa che possiamo dire finalmente ha battuto un colpo, perché tutti aspettavano la Germania, perché la Germania sembrava essere insomma l'ostacolo a questo price cap, quindi l'idea di mettere un tetto e poi soprattutto sganciare il prezzo del gas da quello dell'energia elettrica, che anche in questo senso sembra una cosa fuori dalla realtà, possiamo definirla così. Da dove partiamo, Fabio? Ma no, dal fatto che noi siamo tendenzialmente un paese un po' vittimista, allarmista, però stavolta effettivamente... L'allarme c'è. L'allarme c'è, è molto serio, molto grave, le parole molto calibrate della rappresentante di Confesercenti. Di Luisa. Ce lo conferma, nel senso che la parola chiave è fare presto, ma effettivamente occorre far presto perché sappiamo che con settembre diverse imprese di diversa entità potrebbero non riaprire o comunque aprire con cassa integrazione. Non dimentichiamo che i governi italiani, Conte e poi anche Draghi, hanno assunto una misura unica in Europa, il blocco dei licenziamenti, una misura di sinistra, di estrema sinistra, a fronte del... E ora potremmo trovarci scoperti proprio nel momento in cui invece emerge un problema di... Il governo... Perché lì siamo sempre nei margini su cosa può fare il governo in questa fase, ma il governo può fare sostanzialmente quasi tutto, purché... sia sostenuto e lo voglia. Andando al sodo, il Presidente del Consiglio ha dato un segnale molto molto forte. Ieri ha ricevuto da Berlino in via informale la svolta che è in corso in Germania sulla questione. E invece, per quanto riguarda come accedere a questa... a queste risorse, lì il segnale è inequivocabile. Il Presidente del Consiglio sembra pensare più al futuro che all'immediato e quindi immagina di attivare più leve, quindi l'Europa in particolare, e poi trovare le risorse interne ma senza scostamento di bilancio, perché non dimentichiamo un altro dato storico relativamente. Il governo Conte fece uno scostamento di bilancio per complessivi 140 miliardi, enorme. Il governo Draghi ne fece uno iniziale di 40 e poi successivamente trovò le risorse all'interno del bilancio. È tutto molto complicato, però è evidente che, come dicevi tu, dall'Europa c'è un segnale forte. Perché poi alla fine, Giubilei, noi ci troviamo con il mondo della finanza che aspetta questo autunno italiano. No? E uno dei motivi per cui Draghi non vuole fare lo scostamento di bilancio è per non trovarsi scoperto su quel fronte.
Esattamente, ma ci sono due generi di misure che bisogna portare avanti, una serie di misure che sono delle misure nell'immediato, quindi a breve termine, e poi altre misure che sono delle misure a medio e lungo termine. Le misure a breve termine devono essere senza dubbio quello che è il tetto al prezzo del gas, che deve essere un tetto al prezzo del gas europeo. Da questo punto di vista la Germania, l'Olanda e anche l'Unione Europea hanno una forte responsabilità, nel senso che si discute di queste misure ormai da mesi, il governo Draghi, l'Italia ha portato avanti questa misura sul tavoli europei, ma ad oggi siamo ormai alle porte dell'autunno e non si è raggiunta una soluzione. L'altra soluzione può essere quella degli extraprofitti, che presenta però delle problematicità. Tassare gli extraprofitti, anzitutto c'è un profilo di incostituzionalità secondo determinate aziende. Abbiamo visto il rischio di non riuscire a reperire quelle risorse, perché come veniva detto poco fa solamente 1 miliardo e 10 previsti sono stati raccolti. E poi bisogna stare attenti, un conto è una misura che può essere una tantum spot sulla tassazione degli extraprofitti delle aziende energivore, un altro conto, come ha proposto Landini proprio ieri, è estendere questa misura anche ad aziende che nulla hanno a che fare col mondo dell'energia. In questo caso stiamo andando contro le dinamiche del libero mercato, ma per risolvere il problema però noi dobbiamo cercare delle misure che siano delle misure a medio e lungo termine. Quali possono essere queste misure a medio e lungo termine? Debbono essere anzitutto il tema del mix energetico. Noi dobbiamo portare avanti senza dubbio un aumento delle rinnovabili, e anche da questo punto di vista siamo in ritardo, perché negli ultimi anni non si è investito in modo sufficiente sulle rinnovabili. Però non dobbiamo demonizzare quelle che sono le fonti fossili, come per esempio il gas, e dobbiamo quindi diversificare quelli che sono i nostri fornitori. Ancora una volta la Germania ha una responsabilità, perché ha puntato molto sul Nord Stream, che è il gasdotto che collega la Russia alla Germania, ha investito su un secondo Nord Stream, che è il Nord Stream 2, che ad oggi non è attivo, e ha impedito per esempio che si costruisse quello che è il gasdotto. Tra l'altro da lì nasce anche la richiesta da von der Leyen, da domani insomma si chiude il rubinetto, perché c'è questa manutenzione che durerà, così dice insomma da fonti russe, insomma 3 giorni, poi si vedrà insomma il 3 settembre documenteremo se sarà riaperto oppure meno. E noi non abbiamo però puntato su quello che potrebbe essere una soluzione alternativa, che sono i corridoi meridionali, in cui l'Italia potrebbe giocare un ruolo importante come hub. Per esempio c'è il cosiddetto gasdotto EstMed, che è un gasdotto che dovrebbe collegare l'area del mare di Cipro, tra Cipro, la Turchia e Israele, potrebbe arrivare in sud Italia, che non è mai stato realizzato, perché si è preferito puntare sul Nord Stream. Questi sono tutta una serie di errori anche di carattere l'operazione politico. Poi di Draghi è stata appunto quella di diversificare, insomma, rivolgendosi a lavorare bene in questi mesi da questo punto di vista. È chiaro che però sono misure che richiedono tempo, però se non partiamo in questa fase rischiamo di trovarci tra 4-5 anni in una situazione in cui siamo ancora a discutere di questo problema, e anche il nucleare pulito è una riflessione che si potrebbe aprire. Allora dobbiamo andare in pubblicità, pochi minuti e poi torniamo in diretta. Torniamo in diretta con il dibattito di Omnibus. Vi do un'agenzia, perché durante la notte c'è stato un intenso sciame sismico senza conseguenze, fortunatamente, lo registra l'Istituto Nazionale di Vulcanologia, tra la zona di Catania e di Enna. Una serie di scosse tra il 2 e il 3.5 gradi della scala Richter. Non si sa ancora se è collegato invece a un altro terremoto che c'è stato, questo un po' più grave, insomma 4.7 in Grecia, che si è sentito anche sulle coste ioniche della Calabria e della Basilicata. Torniamo in diretta a parlare di politica. Abbiamo detto insomma dei provvedimenti che dovrebbe prendere il governo per quanto riguarda appunto il caro bollette, una campagna elettorale che ovviamente si sta scaldando. Il voto del 25 settembre ovviamente impegna tutti quanti i partiti in questa fase. Vi farei vedere gli ultimi sondaggi della SVG per quanto riguarda l'orientamento di voto, anche per cercare di avere una bussola, questa che quanto riguarda diciamo prima della pausa estiva e dopo la pausa estiva, li stiamo vedendo in questo momento, quindi il riferimento è dall'8 agosto a ieri, il dato, il 29 agosto, Fratelli d'Italia 24.8 più 1% il trend, Partito Democratico perde quell'1% ed è al 22.3%, Lega stabile al 12.5%, Movimento 5 Stelle 11.6%, guadagna 1.2%, Forza Italia al 7% perde un 1%,
1%. E invece Azione Italia Viva sarà felice Richetti del dato, 6,8%. La stima ovviamente non c'era prima dell'8 di agosto. Cambiamo il cartello e troviamo Verdi e Sinistra Italiana di Fratoianni che si attesta al 4%, quindi più 0,3%. Italexit, il movimento di Gianluigi Paragone, al 3,4%, un più 0,1%. Poi gli altri partiti, Noi Moderati 1,6%, Più Europa 1,5%, Impegno Civico di Di Maio 1,2%, perde lo 0,2%. Riparto da Fabio Martini perché, allora, è ovvio che al momento con il tasso di astenuti, lo ripetiamo insomma da tempo, di indecisi che è sempre molto alto, avere adesso una valutazione, si vota tra meno di un mese, è molto molto complicato. C'è però un dato che salta all'occhio e che diciamo Fratelli d'Italia è al doppio rispetto alla Lega. 24,8, 12,5%. Il Partito Democratico è sostanzialmente stabile e andiamo avanti e possiamo far vedere, perché così chiudiamo il tema con l'orientamento di voto per quanto riguarda la coalizione, se ce l'ha la regia, perché così vediamo che la coalizione di centrodestra è al 45,9 e la coalizione di centrosinistra si attesta al 29%. Dei dati che ci fanno capire che al momento insomma la vittoria per centrodestra pare abbastanza scontata. È così? Le intenzioni di voto sono queste. Naturalmente due dati. Il primo riguarda l'incapacità anche degli istituti più professionali di cogliere ogni volta la novità più significativa di ogni elezione. E il peso di quella novità? Il peso, bravissimo, esattamente. Naturalmente questo coinvolge tutti, anche i più professionali come SVG, che è sicuramente... ha già dato prova diverse volte di essere molto attendibile. Caso tuttavia, di scuola è il Movimento 5 Stelle, insomma, nell'ultima elezione. Beh, no, e anche nella precedente elezione. Anche nella precedente, quella del 2013. Attenzione, ancora di più, perché non dimentichiamo mai che il Movimento 5 Stelle nel 2013 fu il primo partito, 25 e passa, e fu completamente ignorato. Questa è la prima. La seconda... I principali istituti danno una differenziale tra centrodestra e centrosinistra di 15 punti. Quindi vuol dire che recuperando 7,5 punti, i due schieramenti vanno in pareggio. Ci sono i segnali di un'inversione di tendenza? No, non ci sono, perché in particolare il centrosinistra, ma anche il centrodestra, fanno una campagna elettorale molto centrata sul proprio orto, sul proprio elettorato, sul proprio zoccolo duro, come si diceva un tempo, ignorano completamente l'esistenza di quel 40% di indecisi che potrebbero fare la differenza. Per ora quegli elettori non sono interpellati, assolutamente non sono interpellati. Questo è un elemento di riflessione. Come si recupera esattamente quell'elettorato, Fratoianni? Ma si recupera in molti modi, di sicuro si recupera con proposte che parlino alla vita concreta delle persone, perché guardate, quando andiamo a vedere che cosa c'è dentro quel 40%, che non è solo un numero piatto, scopriamo che in quel 40% c'è una larghissima parte della società italiana che vive con più difficoltà la propria quotidianità, che ha stipendi più bassi, pensioni troppo basse, che non ha servizi, che non ha accesso ai diritti fondamentali, che vive male. Io penso che questo è un problema della democrazia italiana e non credo che tutti lo affrontino nello stesso modo. Io credo che ci sia qualcuno che pensa che va pure bene una democrazia a metà. Qualcuno l'avrebbe definita una democrazia dell'elite, in cui c'è una parte della società che sta fuori, che in fondo non decide. Allora il problema è se cominciamo a dargli qualche risposta. Faccio un esempio secco, che incrocia anche il tema delle bollette, no? Del caro energia. Oggi siamo in Italia, ma non vale solo per l'Italia, ma in Italia è più grave questo tema. Siamo in un contesto nel quale le bollette schizzano e si portano dietro altri costi. Con l'aumento del costo dell'energia aumenta il costo della vita, fino ad arrivare al paniere dei beni fondamentali, aumenta il costo della pasta, del latte, cioè i beni di prima necessità. Aumenta tutto, aumentano gli affitti. Bene, che cosa non aumenta e rimane inchiodato se non va addirittura indietro? Gli stipendi, i salari, le pensioni. È arrivato il momento, per esempio, di tornare a discutere di meccanismi che aggancino stipendi, pensioni, salari
al costo della vita. Cioè che dicano una cosa semplice, poi discutiamo di come va fatto. Io sono pronto a confrontarmi con tutti, con le ricette di ciascuno. Persino con Righetti, insomma. Ma ci mancherebbe, non ho nessuna presunzione. Ma pongo a tutti, visto che qui va di moda porre a tutti, no, armistizio, pongo a tutti il tema e dico... Come vogliamo fare? Perché l'Italia è l'unico paese d'Europa, l'unico, non ce ne sono altri, in cui negli ultimi 30 anni, non negli ultimi 3, Covid, guerra in Ucraina, gli stipendi sono andati indietro col passo del gambe. L'unico, non ci sono altri esempi che possano essere portati per dire, sai, è un problema generale. Allora, o noi ricostruiamo meccanismi di protezione al potere d'acquisto, oppure c'è una parte larga che non solo continuerà a non votare, ma che non ce la fa più. Cresce la crisi sociale, cresce anche la crisi delle imprese, perché come ha ricordato poco fa la Presidente di Confesercenti, qui abbiamo un doppio problema, no? Gli esercenti che chiudono perché non possono pagare bollette triplicate e quadruplicate, ma se i cittadini, i lavoratori e le lavoratrici, magari di quelle stesse aziende, non sono in grado neanche di comprare i prodotti che quelle aziende producono, ma è chiaro che c'è un doppio effetto di crisi. Allora, o noi torniamo lì, con proposte che diano risposte, oppure l'appello a guardare al non voto, a recuperare l'astensione, è un appello generico, peraltro diciamo, non aiutato da una pessima legge elettorale che non fa scegliere i propri parlamentari ai cittadini, però questi sono aspetti che arrivano un minuto dopo, non pensiamo come abbiamo fatto per anni di risolvere il problema dell'astensione con la legge elettorale, con le riforme costituzionali, per quanto tempo abbiamo discusso di questo? Quella parte lì che non vota c'ha un altro problema. A loro bisogna dare una risposta. Aggiungo un altro tema, Righetti, oltre a quello del salario, è quello che diciamo riguarda i giovani o riguarda comunque le nuove generazioni. Ieri Grillo ha fatto un appello ad abbassare ulteriormente insomma, l'età a 16 anni, però c'è tutta quanta una categoria che, guardando anche insomma, ai programmi dei vari partiti, insomma, sembrano quasi dimenticati. Aggiungo a questo che magari quei giovani sono anche fuori dalla loro città di origine, dal loro comune di residenza, e trovo personalmente abbastanza scandaloso che la politica non abbia fatto diciamo, un passo per dare la possibilità ai fuorisede ad esempio di votare, perché poi se ci lamentiamo del fatto che magari c'è poca gente che va a votare perché magari il meccanismo è quantomeno farraginoso. Sì, anche se io penso che le questioni che ha posto Fratoianni sarebbero le questioni su cui una campagna elettorale esercita un confronto di merito. Io ho idee molto diverse dalle sue in termini di politiche energetiche, di politiche industriali, di come si sostiene il reddito, ma i temi che lui pone sono le questioni. Il problema è che le due principali o le due coalizioni a cui siamo abituati in Italia stanno facendo la campagna elettorale che ha descritto Fabio Martini, cioè non è che si sfidano dicendo tu cosa fai sulle politiche fiscali, sulla tutela del lavoro, sulla qualità del lavoro, stanno facendo uno, occhio che se è una scelta di campo, il rosso, il nero, se voti di là arrivano i fascisti e arriva Orban, tutti i problemi reali ma che non sono le questioni poste da Fratoianni. E di qua e a destra si dice voti a sinistra, ti mettono la patrimoniale, aumentano le tasse, Fratoianni vuole abolire i jet privati, cioè addirittura siamo al dileggio delle proposte legittime che vengono fatte. Quello che sta mancando è una coerenza tra gli obiettivi che ci si pone, cioè discutere di occupazione, lavoro, giovani sui quali vorrei dire una cosa, e invece il tipo di campagna elettorale che si è impostato, che quella si allontana, perché... Vedi Nicola, non è che Calenda propone l'armistizio, quando Carlo Calenda chiama al time out, lo chiama rispetto al fatto che una campagna elettorale in cui si discute di dentiere, di alberi da piantare, di 1.000 euro al mese, di flat tax che cambiano le percentuali tutta la volta, stava lasciando indietro i temi dell'impresa e dell'occupazione che, come stiamo discutendo questa mattina, sono a rischio in queste ore. No, ma io non facevo, lo dico a Righetti, non facevo una polemica tanto per farla. Come hai visto, sto ponendo questioni di merito. Io penso che di questo dobbiamo discutere, perché se no ai cittadini e alle cittadine che cosa stiamo dicendo di fronte alla crisi? Una cosa che allontana moltissimo è che noi non affrontiamo la complessità di quelle proposte. Faccio un esempio, prima l'imprenditrice del settore turistico ci diceva sganciate
prezzo del gas dal prezzo dell'energia. Perché quei due prezzi sono agganciati? Perché oggi lo Stato italiano remunera allo stesso modo, col PUN, il prezzo unico nazionale, sia Martini che fa energia elettrica con le rinnovabili, che Fratoianni che la fa col gas, che Richetti che la fa col carbone. Pagavamo 55 euro a megawattora, oggi ne paghiamo 700 a tutti e tre. Qual è il problema? Che Fratoianni che usa il gas ha un aumento nella sua produzione, perché il gas lo sta pagando 10 volte tanto. Martini che usa le rinnovabili lo paga come prima. Noi diciamo, ma guardate che se tu paghi le rinnovabili 70, 80, 100 euro, è comunque un margine significativo. Perché faccio questo esempio? Perché per fare questa cosa serve che un governo in carica per gli affari correnti abbia le forze politiche unanimi in provvedimenti che hanno una complessità, non solo lo scostamento, ma anche pensate cosa vuol dire intervenire su contratti in essere di fornitura. Su tutti questi aspetti la campagna elettorale si riduce a Piombino, che è un tema enorme, perché noi oltre alla questione del prezzo, Nicola, avremo la questione della disponibilità di gas questo inverno, perché quando noi avessimo, e io me lo auguro, realizzato un price cap di acquisto e di pagamento, avremo un tema di disponibilità, perché le ritorsioni della Russia sarebbero immediate sulle forniture verso l'Europa, e noi oggi abbiamo messo in sicurezza 49 miliardi di metri cubi di gas sui 51 di cui abbiamo bisogno, cioè siamo in una situazione limite, ed è anche per questo che l'Italia ha bisogno di interventi, di investimenti in tempi rapidissimo. Piombino va fatto entro marzo, perché altrimenti noi, se abbiamo un inverno freddo, siamo senza gas. Ora io brutalizzo questa campagna, perché seguo il tuo ragionamento, il confronto va fatto nel merito di come diamo risposte. Sui giovani, anche qui, il problema non è la dote ai diciottenni, il problema è che io ho proposto un emendamento, Nicola lo sa bene perché segue la vita parlamentare, quando abbiamo trovato 8 miliardi di euro per ridurre le tasse, li abbiamo dati un po' a tutti, lì c'era una strada maestra, che era ridurre del 100% le tasse sul lavoro degli under 25 e dimezzare sugli under 30, perché oggi un giovane in Italia mediamente guadagna 9.900 euro lordi all'anno contro uno stipendio medio dei lavoratori italiani che è di 21.500. Su queste cose ci sono le proposte, ci confrontiamo e gli italiani decidono su quello. E mi faccia dire un'ultima cosa, il voto è fuori sede. Ci sono card su internet di tutti, dalla Bonino alla destra alla sinistra. C'è un partito che ha quantificato in 17 milioni, perché abbiamo chiamato Ferrovie dello Stato e abbiamo detto quanto costa pagare al 100%, non con le agevolazioni, il rientro per il voto. Costa 17 milioni di euro. Si stanzino quelli e si consenta a tutti i ragazzi che studiano fuori sede o che lavorano fuori sede di tornare per votare ed esercitare un sacrosanto diritto. Quindi dare il biglietto del treno, diciamo, gratis per poter permettere di andare a votare, insomma, questa è la proposta. Sì, sì. Allora, vado dalla De Luise. Anche perché oggi non credo che il governo faccia interventi diversi. Vado dalla De Luise perché, insomma, è stata dalla parte tirata in ballo, però le chiedo da osservatrice, no? Perché poi alla fine, ovviamente, non è che le chiedo, diciamo, una valutazione politica, ma come sta osservando a questa campagna elettorale? E soprattutto, qual è un tema che i partiti, secondo lei, non stanno affrontando in questa campagna elettorale e che invece dovrebbero, in qualche modo, cercare di risolvere? Beh, tanto per cominciare, ritorno a quanto dicevo prima. C'è urgenza, quindi bisogna essere oltremodo pragmatici. Noi, vedete, siamo abituati col nostro lavoro a, ovviamente non abbiamo da confrontarci con dei consigli d'amministrazione all'interno delle nostre attività. Si pone il problema, si cerca immediatamente di risolverlo, perché altrimenti nessuno lo risolve. Adesso siamo davanti a un problema dove invece è necessario che ci siano degli interventi, delle decisioni da prendere importanti, e quindi è per questo che diciamo cerchiamo di essere pragmatici. C'è una campagna elettorale in corso, lo sappiamo, va bene, però cerchiamo di intervenire velocemente, perché non è un allarme che si lancia così tanto per lanciare. Il rischio vero che c'è è che delle imprese chiudano e dei posti di lavoro saltino. Si parla di 250.000 posti di lavoro nel nostro settore. E diciamo anche, in contemporanea abbiamo fatto le proposte, abbiamo detto cosa servirebbe per intervenire, no? Tra l'altro degli interventi rispetto al credito d'imposta per gli aumenti delle bollette, eccetera, sono stati presi, ma per le imprese maggiori, maggiormente energivore,
ma anche di cui noi abbiamo molto bisogno e dobbiamo fare in modo che queste continuino a lavorare, ma abbiamo anche questa tipologia di impresa, che se noi interveniamo su questa, il disagio sociale della perdita di posti di lavoro aumenta. Poi diciamo anche un'altra cosa importante, in contemporanea c'è il problema di come andremo a scaldarci, dell'energia, ne stiamo parlando, lo sappiamo, lo abbiamo capito tutti. Interveniamo per dare delle facilitazioni, dei bonus anche lì a chi si autoprodurrà un'energia pulita, in modo da essere indipendente, ma tutte queste cose non possiamo aspettare mesi, perché come dicevo prima, il problema è oggi, dobbiamo pianificare come fare il nostro lavoro e se non abbiamo delle certezze, non sappiamo quali saranno, abbiamo una spada di Damocle sulla testa che non si sa se dovremo chiudere o stare aperti. Noi abbiamo tanti colleghi, io ancora ieri parlavo con dei giovani, si parlava dei giovani. Sì, no, questo appunto per questo, Padre Luise, io questo le volevo chiedere, ma cioè, io immagino le imprese giovani che in questo momento hanno voglia di aprire un'impresa, infatti, con la situazione che c'è attualmente, cioè fanno altro, si rivolgono altro o aspettano o non hanno la possibilità o si rivolgono allo Stato per avere una sovvenzione. Ma pensate a quei giovani che hanno appena aperto delle imprese. Vi stavo raccontando un episodio di delle imprese buone, hanno aperto, hanno fatto degli investimenti, facendosi anche carico con dei mutui per poter, dei finanziamenti per poter aprire. E quelle imprese stanno andando bene perché sono innovative, sono piene di energia, di voglia di provare cose nuove. Ebbene, queste mi stavano dicendo non sappiamo più dove parare perché abbiamo il lavoro ma con questi prezzi noi non riusciamo a continuare. Questa instabilità, questa non vuol dire dare sicurezza e certezza ai posti di lavoro. E poi c'è il tema indubbiamente del sostegno delle famiglie. Come dicevo prima, se le famiglie non riescono a sostenere, a reggere i costi, inevitabilmente i consumi scenderanno. Sappiamo che i consumi interni vanno a incidere sul PIL, quindi disagio sociale, disagio economico. Ecco, ci sono degli interventi, come dire, pragmatici, di buon senso. Che no? Si potrebbero fare subito ed ora, insomma. Dare certezze. Esatto. Giubilei, perché appunto questo, il dramma nel dramma, insomma, delle imprese che stanno vivendo sono quelle delle imprese giovani, cioè che in questo momento non possono... E in questo sembra un dibattito abbastanza, insomma, vedendo anche le proposte che si rivolgono, ovviamente, cioè, non che una cosa esclude l'altra, però più provvedimenti verso le persone che, diciamo, sono un po' più âgé, per usare un termine carino, piuttosto che magari verso i diciottenni, i ventenni. Il fatto che ci sia un grande astensionismo tra i giovani, tra le giovani generazioni, è legato al fatto che c'è un'enorme disaffezione da parte dei giovani nei confronti della politica. Perché c'è questa disaffezione? E questo è bipartisan, non riguarda centrodestra, centrosinistra, Movimento 5 Stelle, è un tema che riguarda tutta la politica. C'è disaffezione perché le giovani generazioni sentono la politica lontana da loro, cioè sentono e percepiscono la politica come un qualcosa che non risponde alle loro esigenze. E nel momento in cui avanza delle proposte, sono delle proposte che in realtà non aiutano a risolvere il problema. E penso ai 10.000 euro che propone il Partito Democratico per i diciottenni, che è più che altro una mancia elettorale, cioè una misura che è puro populismo, perché tu dai 10.000 euro ai diciottenni, fai passare un messaggio culturale sbagliato, perché il messaggio culturale sbagliato che fai passare a un giovane è non è che per avere dei soldi tu devi lavorare, devi sacrificarti come ognuno di noi penso abbia fatto nella propria vita, ma ricevi subito dei soldi che ti cascano dal cielo, quindi una misura di assistenzialismo, quando in realtà sarebbe molto più utile, molto più importante fare in modo che vengano utilizzate le risorse per cercare di creare nuovi posti di lavoro per i giovani. Ma non è solo un problema di posti di lavoro, è anche un problema delle condizioni in cui giovani lavorano. Il vero dramma di questo paese è che i giovani si trovano a lavorare con stipendi da fame, talvolta sotto i 1.000 euro. Immaginate un giovane che vive in una grande città come Roma, in una grande città come Milano e riceve uno stipendio di meno di 1.000 euro. Allora interveniamo per cercare anzitutto di tagliare il cuneo fiscale, soprattutto per le giovani generazioni, quindi aumentare gli stipendi ai giovani. Interveniamo per creare delle misure anche di sostegno, per esempio alle giovani coppie. Ma ad oggi c'è un problema enorme di natalità. L'Italia è una delle nazioni europee. Il discorso
discorso vale anche per il reddito di cittadinanza? Il discorso vale anche per il reddito di cittadinanza. Allora, il reddito, se noi diciamo diamo il reddito di cittadinanza a una persona di 60-65 anni che ha difficoltà a trovare lavoro, che ha magari un problema anche di disabilità, ci sono vari generi di problema, è una misura sacrosanta di welfare state che noi dobbiamo fare. Ma se noi diamo un reddito di 600-700 euro a un giovane di 18-20 anni che potrebbe lavorare senza problemi per stare seduto a casa sul divano perché magari non ha voglia di andare a lavorare, è così, ma purtroppo. No, ma guardi, Fratoiani, venga in Riviera Romagnola, sì. E in Riviera Romagnola, se parla con gli albergatori, sì, e i ristoratori, le diranno che quest'estate hanno avuto difficoltà a trovare lavoratori. L'ennesima inchiesta realizzata qualche ora fa in altre riviere di questo paese, che racconta di come i giovani che non vogliono lavorare, questi famosi giovani che non vogliono lavorare, che ci sono, ricevono, non tutti, non sono sfruttamenti, ricevono offerte che sono indecenti. Benissimo, su questo lei ha ragione. Noi abbiamo più di un problema. Abbiamo salari da fame. Ricchetti prima diceva la media dello stipendio di un giovane è 9.900 euro lordi l'anno, vuol dire 825 euro lordi al mese, vuol dire meno di 700 euro netti al mese, altro che campare in una grande città, neanche in una piccola città. Abbiamo, e qui stiamo parlando di salari che sono, diciamo, distribuiti in condizioni di legalità, sì, non condizioni di ipersfruttamento, con salari al nero, con orari di lavoro impossibili. Allora, primo, bisogna alzare i salari. Serve un salario minimo legale. Su questo siamo. Noi abbiamo una proposta, 10 euro è la soglia minima, il salario minimo è stabilito dalla contrattazione, i contratti nazionali maggiormente rappresentativi stabiliscono la soglia, ma dove non si arriva a 10 euro interviene lo Stato, perché sotto 10 euro l'ora, lordi, è sfruttamento. Ma non è questo. Per qualsiasi... No, come non è questo? Scusi, lei ha appena detto, lei ha appena detto che abbiamo un problema che riguarda i salari. Allora, vogliamo metterci d'accordo sul fatto, credo che siamo d'accordo su questo, no? Che meno di 10 euro lordi all'ora per chiunque e per qualsiasi lavoro è sfruttamento. Perché sennò la retorica di chi vuole stare sul divano è solo retorica. Chiaro, è solo retorica, perché avere un reddito non è una concessione gentile che ci fa qualcuno, è un diritto di cittadinanza, è un diritto primario, ha a che fare con la dignità, con la possibilità di campare in modo dignitoso. E se il mercato e il lavoro non mi mette nella condizione di esercitare il mio diritto al lavoro e di farlo però con un reddito dignitoso, è sacrosanto che questo diritto venga rivendicato in forza della parte pubblica, altro che cancellare il reddito. Noi abbiamo bisogno di estenderli i diritti in un paese che ne riconosce troppo pochi. Benissimo. Innanzitutto però sul piano sociale. Il problema di approccio proprio di carattere culturale che avete su questo tema, anche dei candidati nel suo partito che propongono il reddito universale addirittura scollegato dal mercato del lavoro. Il tema è che il reddito, i giovani, ma chiunque, lo deve percepire lavorando delle giuste condizioni. Questo siamo assolutamente d'accordo, e c'è un problema in Italia, quindi cerchiamo di fare in modo che le condizioni dei lavoratori migliorino anche da un punto di vista salariale. Come si può fare? Tagliamo il cuneo fiscale. Intanto aumentando poi i salari. Lei sa benissimo che un'azienda che paga 2.000 euro il lavoratore ne percepisce più o meno la metà, quindi c'è un problema di tassazione. Le segnalo che sono circa 30 anni che in questo paese si discute del cuneo fiscale e basta. Un secondo, perché su questo bisogna intervenire. Vorrei sentire. Ma da 30 anni i stipendi. Un secondo, Fratoiani, perché su questo vorrei sentire anche Matteo Richetti. Ma devo andare in pubblicità, devo salutare Patrizia De Luise, che ringrazio per essere intervenuta. E in bocca al lupo a tutte quante le imprese che voi rappresentate. Grazie. Pubblicità. Grazie. Rientriamo in diretta con il dibattito di Omnibus. Ci ha raggiunto e ringrazio, do il buongiorno a Antonello Giannelli, che è il presidente dell'Associazione Nazionale dei Presidi delle Scuole. Buongiorno Giannelli. Buongiorno a lei e a tutti i telespettatori. Adesso vengo da lei, perché siamo rimasti con Richetti. Abbiamo avuto insomma un dibattito tra Nicola Fratoiani e Giubilei su cosa fare per i giovani e soprattutto su un tema che a voi insomma riguarda direttamente, riguarda diciamo il partner con cui voi siete in alleanza, che è Italia Viva, no? Sul reddito di cittadinanza, che aveva insomma raccolto le firme per quanto riguarda l'abolizione del reddito. Annunciato. Ecco, diciamola meglio, la raccolta di firme. Referendum. Anche se non si fosse votato nell'anno preelettorale, non si possono fare, non si possono neanche richiedere, diciamo, a questo. Però che ci facciamo con il reddito di cittadinanza, Richetti? Ma ci dobbiamo fare tre cose. La prima
mi sembravano d'accordo sia Giubilei che Frattoianni, se noi non aumentiamo i salari e gli stipendi soprattutto dei più giovani non ne usciamo da questa discussione, non ci possiamo stupire che un ragazzo a cui vengono offerti stage, tirocini, io li ho trovati anche nelle cassiere dei supermercati, non stiamo parlando di stage, di formazione, inserimento lavorativo, post universitario, a 500 euro al mese non può essere un problema loro che rifiutano il lavoro per prendere il reddito, cioè è una follia che non sta né in cielo né in terra, per cui tu devi aumentare salari e stipendi dei più giovani, legare il reddito di cittadinanza, che non va cancellato ma va riformato, al tema dell'offerta di lavoro. Se una persona rifiuta un lavoro congruo non può mantenere il reddito, perché tu porti le persone in una situazione di dignità attraverso il lavoro, non attraverso l'assistenza, e mantenere il reddito come strumento di contrasto alle povertà, reddito qualunque altra cosa, nel senso che noi avevamo ragionato su un sostegno minimo, lo chiamiamo come volete, ma le persone che sono in situazione di povertà e fragilità vanno aiutate con uno strumento universale, ma l'idea di avere unito le due cose, cioè uno strumento di inserimento lavorativo con uno strumento di contrasto alla povertà, ha generato i problemi che stiamo affrontando, cioè il fatto che non risolve né l'uno né l'altro dei problemi, anzi tende le persone a lasciare in una sacca di assistenza, poiché la risposta che trovano sul lavoro è una risposta inadeguata. E su una cosa Frattoianni ha ragione, poi discutiamo come farlo. Allora Righetti, è la quarta volta che dice che Frattoianni ha ragione, allora lei mi deve spiegare in una frase praticamente per quale motivo non vi presentate insieme con Frattoianni, con il peggio, Partito Democratico. Perché se hanno rotto la lancia perché c'era Frattoianni, questo è più divertente. Perché? No, ma io ora Frattoianni è una presenza rilevante. No, è la quarta volta, me l'ha strappata questa cosa, Righetti, mi permetta la battuta, insomma. Ma io gliela strappo volentieri. Sui temi sociali troverà nel sottoscritto una sensibilità che nel PD se la scorda. Sui temi economico-industriali, che parliamo delle esigenze nell'immediato di politiche energetiche, che parliamo del mix energetico, se volete vi tengo qua fino alle 2 del pomeriggio. No, perché questo, poi c'è Piccalunga, c'è l'area che tira, poi... È un problema. No, lo so. Nei prossimi anni, andare al 2050, dobbiamo quadruplicare la produzione di energia elettrica, perché vogliamo smettere le auto a gas, giustamente, c'è la transizione ecologica. Secondo Frattoianni, noi lo faremo tutto pannellando di fotovoltaico dal Trentino alla Sicilia. Secondo me il mix energetico non andrebbe composto con sole e carbone come stiamo facendo e come faremo, ma come fanno circa 55 paesi nel mondo, tra energie rinnovabili su cui bisogna fare moltissimi investimenti e nucleare. Siccome io e Frattoianni siamo due persone serie, lui dice delle cose e va davanti agli elettori. Io, no, ma in Francia, in Germania, Gran Bretagna, no, Stati Uniti, dico che in Francia abbiamo visto stesso, come sta andando con il nucleare. Ci sono, a proposito di cose serie, nel senso che in Francia Macron ha dovuto mettere una valanga di miliardi per ripagare i debiti della società elettrica francese, oltre ad averla rinazionalizzata, legati esattamente alle disfunzioni del settore nucleare. C'ha mezze centrali ferme per motivi di sicurezza e di controlli, le altre che non riescono a funzionare perché causa siccità, a proposito di cambiamenti climatici, non hanno l'acqua per raffreddare i reattori. Allora qui il punto non è un pregiudizio ideologico, né dire che io penso di risolvere pannellando dalle Alpi alla Sicilia. Vorrei però, tanto per cominciare, di fronte alla crisi che ci abbiamo oggi, che discutessimo anche in modo serio sui tempi di realizzazione delle opere, perché Righetti, che ha altre proposte rispetto alle mie, sa benissimo che se anche qualcuno decidesse in questo paese, in barba ai referendum, in barba a quello che dico io, che naturalmente conta zero rispetto ai referendum, di fare il nucleare, magari anche quello pulito, ammesso che esista, sicuro, eccetera, eccetera, ci vogliono, se va bene, per realizzarlo, oltre 10 anni. Noi abbiamo un problema qui ed ora a proposito di autonomia energetica. Tanto per cominciare, sulle aree industriali, sulle aree dismesse, un po' di pannelli li vogliamo mettere, le comunità energetiche le vogliamo fare. Facciamo rispondere Righetti, perché d'accordo io e Righetti devo tirar dentro. Va benissimo. Ma ora lo dico io che posso essere d'accordo. Hai detto bene, un po' di pannelli che non solo non risolvono il problema, ma devi dire per onestà agli italiani che noi oggi abbiamo spinto al massimo il carbone, perché l'ambientalismo fatto come lo fate voi fa sì che mentre non realizziamo
stiamo utilizzando la tecnologia più inquinante al mondo. Certo. Il problema del nostro certo. pianeta si perché chiama siamo CO2, sempre in ritardo. Non si chiama nucleare. Perché siamo facciamo sempre in ritardo. Su perché non no, facciamo non le filiere ritardo. Industriali perché sul fotovoltaico e sull'eolico. Facciamo che sia in collegamento non realizziamo più. Nulla. Allora, e in tutto questo, Giannelli osservava insomma con interesse il dibattito, diciamo dal suo punto di vista, proprio per il tema del caro gas, nei giorni scorsi Giannelli, e chiedo alla regia di inquadrare il tablet, ha sollevato diciamo ha sollevato un problema, ed è un problema enorme, che è quello del rientro delle scuole. Settembre è il mese, insomma, rientro delle scuole, ha fatto una proposta. Il sabato scuola in dato per combattere l'emergenza energetica. La proposta del capo dei Predisi. Immaginava che poi sollevasse tutto il putiferio che è stato sollevato Giannelli. Adesso l'unanimità neanche Draghi ce l'ha in questo momento per avere insomma, l'apporto da parte dei partiti per trovare una soluzione. Lei cercava un minimo di solidarietà, invece... Ma guardi, come spesso, come purtroppo spesso accade in questi fatti mediatici, c'è un travisamento di fondo. Io sono stato molto chiaro in un'intervista rilasciata al Corriere della Sera e ho detto chiudiamo le scuole il sabato e facciamo più lezione negli altri giorni, cioè allunghiamo le lezioni negli altri giorni. In modo che gli istituti il sabato sono chiusi e non consumano energia. In modo da risparmiare circa un sesto della bolletta per il riscaldamento. Però questa affermazione va ovviamente circostanziata. Tanto per cominciare, più del 50% delle nostre scuole in Italia fa già la settimana corta. C'è un restante 40-45% che ancora non la fa. Quindi si tratta di vedere quanto ammonterebbe questo risparmio. Un sesto è circa un 16%. Naturalmente, se si fa così, bisogna prevedere una riorganizzazione dei trasporti, perché nelle scuole, soprattutto dove si fanno molte ore, penso agli istituti tecnici, tanto per dire, 32 ore a settimana, significa che due giorni si dovrebbe fare dalle 8 alle 15 e quindi i ragazzi devono trovare alle 15 il pullman che troverebbero alle 14. Aggiungo, e ho ribadito, che non voglio sentir parlare di riduzioni di orario, perché se riducessimo l'orario allora pregiudicheremmo il diritto allo studio e i nostri ragazzi ne hanno già sofferto. Come ultima risorsa ho detto male male si può al limite pensare di mantenere il sabato a scuola, però non mantenere il sabato a scuola, chiedo scusa, fare lezione il sabato però a distanza, evitando sia i laboratori che altre materie come l'educazione fisica che naturalmente... Però lei sa, visti due anni di pandemia, che parlare di DAD praticamente, diciamo, le sensibilità non solamente della politica ma della gente comune viene l'orticaria, ecco, diciamo così. Guardi, sì e no, perché anche su questo ci sono molte mistificazioni, perché si fanno troppe semplificazioni. Ora non dico che è un'esigenza giornalistica che è corretta, però si fanno troppe semplificazioni. Un conto è stare in DAD per mesi, un altro conto è stare in DAD soltanto un giorno su sei, è una cosa completamente diversa. E la didattica digitale è una didattica che può portare molto, va studiato il problema, non va detto semplicemente sì o no, e d'altronde io non ho detto come prima proposta questa della DAD del sabato, ma ho suggerito di non fare lezione il sabato, ma di fare più lezione negli altri giorni, semplicemente. Allora, prima di sentire Richetti e Fratoianni su questo, Fabio Martini... Sembra anche questo un tema, diciamo, messo abbastanza da parte, no? Da parte in questa campagna elettorale per quanto riguarda insomma la scuola, che è un temone e l'abbiamo visto durante il periodo del Covid. Tra l'altro anche qui potremmo riaprire, diciamo, un'altra parentesi, periodo del Covid, che non è che ce lo siamo proprio lasciato, diciamo, alle spalle, ma che ce lo auguriamo tutti quanti di sì, ma che potrebbe insomma tornare in maniera prepotente. Non è questo un altro tema di quello che fa breccia, quanto invece è un tema enorme e si sa benissimo che in Italia insomma dovrebbe essere, diciamo, penso agli istituti, penso al personale scolastico, penso anche a un livello di istruzione. C'è stata la proposta da parte di Letta insomma di allungare il periodo dell'istruzione obbligatoria. Oltre quello, ma dobbiamo dire serenamente che nel campo della scuola si è andato per approssimazioni successive, nel senso che noi ci diamo sempre, come dire, addosso quasi spontaneamente come italiani, ma noi siamo stati un modello nel mondo per quanto riguarda il lockdown. Il primo lockdown nel mondo è stato fatto in Italia e poi è stato, come dire, quel modello perseguito anche dagli altri, quasi tutti gli altri paesi, non tutti.
E l'esperienza dei vaccini, stavolta il governo Draghi, è stata particolarmente efficace. Sulla scuola è stato, non dico fatale, ma insomma sicuramente è stato un momento di grosso deficit, il primo settembre successivo al lockdown, settembre 2020, quando effettivamente, come sa... Se lo ricorda benissimo Giannelli, insomma. Giannelli se lo ricorda bene, lì ci fu effettivamente una particolare impreparazione che riguardò, diciamo, tutto il sistema, ecco. Stavolta il messaggio è: siamo tornati alla normalità. Questo sostanzialmente è una serie di misure che tutti conoscono, tutti i genitori, gli insegnanti e gli studenti in queste ore, compulsando i media, li conoscono. Sostanzialmente il messaggio è: si è tornati. Ora, naturalmente, bisognerà fare i conti con l'incidenza del virus e quindi si tornerà, come dire, per aggiustamenti successivi. In parte è fatale, in parte no. Sulla proposta vorrei sentire la politica, prima Fratoianni e poi Richetti, anche perché poi, diciamo, c'è tutto quanto un mondo che non frequenta la scuola, che invece il giorno, insomma, delle lezioni ci va in quegli istituti e vede quanto quegli istituti, insomma, molti degli istituti italiani sono fatiscenti, hanno bisogno praticamente di un investimento. Si era parlato anche durante il lockdown, no? Utilizziamo quel periodo per cercare in qualche modo di rimettere le mani sulle ristrutturazioni. Non si è fatto a sufficienza. Io penso questo, che sulla pandemia e sulla scuola, che ha pagato molto, troppo, diciamo, ce ne siamo occupati sempre alla fine, no? Con ritardo, con confusione. Si è persa una grande occasione, quella di fare, come dovrebbe essere normale in un paese serio, di un'emergenza, quando è davvero un'emergenza, l'occasione per fuoriuscire da uno stato di crisi che è ben precedente all'arrivo dell'emergenza. Non si è intervenuti sul numero degli alunni per classe, che è uno dei temi, che hanno incrociato anche quell'emergenza. Io ho un bambino di 9 anni e mezzo che ha fatto la prima e la seconda elementare con lockdown, più o meno continuativo, poi è tornato con il Covid presente, sta in una classe dove sono 13 i bambini. In quella classe non c'è mai stato un contagio durante tutta la pandemia, mai a scuola. Anche per quello, io penso di sì, perché era una classe ampia, c'erano pochi bambini e c'era maggior distanziamento. Per fare un esempio, naturalmente... Mi scusi, perché approfitto di Giannelli. Giannelli, è soddisfatto delle linee guida per quanto riguarda la riapertura a settembre? Una battuta? Sì, abbastanza. D'altronde siamo in una situazione tutto sommato soddisfacente e ci stiamo lasciando alle spalle le non emergenziali, quindi in questo momento posso dire che sono abbastanza soddisfatto. Ok, termino subito. Per dire, la riduzione degli alunni per classe, l'aumento degli stipendi degli insegnanti, che da anni viene posto, ma che non si porta mai a casa. Gli insegnanti italiani sono tra i meno pagati in Europa, eppure il lavoro dell'insegnante è un lavoro decisivo, centrale per un paese, per il suo futuro, per la sua competitività, oltre che per la sua dignità culturale e sociale. Lo stato dei nostri istituti, il sistema dei trasporti, che poi incide anche sulla possibilità, per esempio, di riorganizzare l'orario, come propone Giannelli, no? Perché dire, valutiamo se estendere a tutti la settimana corta, come si costruisce questa riorganizzazione, richiede la gestione di un sistema complesso. Di tutto questo, si è discusso poco e nulla, e questo è uno dei problemi di questo paese. È un po' come per l'energia, poi litighiamo su quella o quella soluzione, ma la verità è che siamo sempre in ritardo. Ogni volta non ci accorgiamo che di fronte a un'emergenza che sta lì, che arriva e sappiamo che arriverà, continuiamo a rimandare. E ogni volta siamo in ritardo e costretti ad una posizione di subalternità. Righetti, anche su questo è d'accordo con Fratoianni? No, stavolta sono d'accordo con lei, così vi soddisfo tutti. No, non sono d'accordo su una cosa, che di scuola non si stia parlando. Ora, io non è che ho la pretesa che si leggano i programmi elettorali. Io non l'ho detto che non se ne parla. Devo dire che Azione è nata. No, ma non mi riferivo a Nicola, mi riferivo al dibattito. Cioè, Azione nasce sui temi della sanità e della scuola. Recentemente Calenda l'ha ribadito. Tra l'altro, proprio sul tema di intese ha ribadito il punto su sanità e scuola, ogni euro risparmiato, però voglio dire sinteticamente i tre aspetti che caratterizzano la nostra proposta. Il primo, e quindi sono più d'accordo con il Giannelli prima versione, cioè quello che prova a rimodulare la scuola anche in termini di riduzione dei costi energetici
andando verso un'ipotesi di tempo pieno, che è l'idea di scuola di azione, cioè una settimana in cui i ragazzi stanno a scuola con il modulo del tempo pieno, e a quel punto può trovare anche la riduzione del sabato in termini di giornata di presidio. Ma per noi il tempo pieno è un fatto di preparazione culturale, di supporto alla formazione dei ragazzi. Il secondo aspetto è che l'obbligatorietà che Letta vuole estendere verso i 0-3 anni, noi siamo per portarla ai 18 anni. Qui la questione è contrastare, e lo dico anche qui senza elementi di giudizio, ma un analfabetismo funzionale di ritorno, una preparazione della scuola anche nella sua formazione di base. Il terzo aspetto è rimodulare il ciclo delle superiori sui 4 anni. Questo dal punto di vista dell'offerta formativa. Poi c'è il punto che toccava lei, cioè il fatto che anche sul PNRR secondo me non c'è sufficiente attenzione al tema degli investimenti negli edifici, perché noi abbiamo due problemi. Uno non è solo di strutture dispendiose sul piano energivoro, ma anche di sicurezza degli edifici scolastici, e su questo sono due governi che si costruiscono cabine di regia, strutture di progetto puntuali, ma non conoscono investimenti conseguenti. In alcune zone del paese ci sono state trasformazioni profonde, anche con nuovi edifici, ma c'è una parte d'Italia, e tra l'altro è quella penalizzata anche dal punto di vista dell'offerta, cioè del tempo pieno, che è ancora troppo indietro rispetto agli standard europei. Allora, devo andare in pubblicità, chiedo scusa a Francesco Giubilei, do la parola subito al rientro, pochi minuti e torniamo in diretta. Ultima parte del dibattito, allora, per chiudere l'argomento scuola, volevo sentire anche l'opinione di Giubilei, e poi l'ultima domanda a Giannelli, prego. Ma no, il tema della scuola bisogna intervenire su alcuni aspetti in particolare. C'è un tema molto importante a mio modo di vedere, che è lo scollegamento tra il mondo della scuola e il mercato del lavoro, e questa è un'altra delle problematiche connesse proprio alla disoccupazione giovanile. Quello su cui noi dovremmo intervenire è cercare fin già dalle scuole superiori di fare in modo, in particolare sugli istituti tecnici, gli istituti professionali, che i giovani che escono da queste scuole possano poi essere immessi in condizioni chiaramente buone nel mercato del lavoro. Noi abbiamo una grande differenza tra la domanda e l'offerta. Ci sono interi settori in cui purtroppo c'è una grande difficoltà a trovare degli operai specializzati, c'è una grande difficoltà a trovare delle manovalanze, mentre sta passando un messaggio che, a mio modo di vedere, è sbagliato. L'ha scritto anche Calenda in un tweet qualche settimana fa, cioè Calenda si lamentava che, guardando quelli che sono i dati europei, l'Italia rispetto ad altre nazioni europee ha troppi pochi laureati, si parla di circa il 25% rispetto agli 30. In realtà il problema non è avere pochi laureati, il problema è che molto spesso sta passando il messaggio che l'università sia diventata una scuola dell'obbligo, quindi noi abbiamo tante persone che vanno all'università e poi non riescono ad entrare nel mercato del lavoro. Di contro è passato un messaggio, anche da questo punto di vista sbagliato, che ci sono professioni di serie A e professioni di serie B, quando è mille volte meglio un bravo artigiano, un bravo operaio, un bravo agricoltore, tutti i settori che fanno storicamente parte del nostro mercato del lavoro in cui c'è una carenza di manodopera, piuttosto che avere un pessimo avvocato o un pessimo commercialista. Allora, vorrei sentire Giannelli, e poi vado da Richetti, che ci deve salutare. Giannelli, la proposta di Enrico Letta, fatta al meeting di Rimini, insomma, su allungare il periodo, diciamo, della scuola obbligatoria, che diciamo? Ma guardi, io sono tendenzialmente favorevole all'innalzamento dell'obbligo, perché è così anche in altri paesi, però non sono favorevole all'obbligo a 3 anni. Tanto per dire, in Finlandia non c'è alcun obbligo di 3 anni, anzi si comincia a 7, neanche a 6 anni, si finisce a 18 e i risultati sono i migliori. Quindi forse dovremmo imparare da qualcuno che fa le cose meglio di noi, però abbiamo una tendenza a non volerlo fare. D'altronde noi terminiamo a 19 anni, secondo me questo è un altro errore, perché si può imporre un obbligo ancora fino al compimento della maggiore età, però oltre la maggiore età sinceramente lo trovo fastidioso. Quindi io sinceramente ridurrei la durata della scuola, cioè fare in modo che i ragazzi escano a 18 anni, e fino a 18 anni sono favorevole all'obbligo, non sono favorevole all'obbligo da 3 anni. Grazie. Ma naturalmente bisogna aumentare l'offerta per gli asili nido, che invece è quella che è la grande carenza, insomma, in questo paese.
Grazie Antonello Giallelli, in bocca al lupo ai presidi, grazie agli insegnanti e soprattutto insomma ai ragazzi che ricominciano la scuola. Vado da Matteo Richetti perché dicevamo insomma della campagna elettorale fatta a colpi di social, siccome ne ha tirato fuori uno di social, ovvero che riguarda Nicola Fratoianni, facciamolo vedere insomma il post sui jet privati che insomma ha fatto discutere l'abolizione dei jet privati. Questo è il tweet di Eleonora Evi, insomma esponente dell'alleanza Verdi e Sinistra. Così ci facciamo dire a Fratoianni da dove nasce l'idea. In un minuto, Fratoianni. Ma è chiaro che noi non pensiamo mica di risolvere il problema del clima con i jet privati, però poniamo un problema, semplice, lo capiscono tutti. Un cittadino comune di questo paese oggi non può più entrare in nessun centro abitato, sostanzialmente, con la propria auto, perché è inquinante. Io lo trovo giusto. Deve sobbarcarsi trasporti lunghi che spesso non ci sono per andare a lavorare. Comprensibile. Trovo meno comprensibile che una persona scelga di usare il suo jet, come accade, diciamo, per andare a fare un aperitivo da una parte all'altra d'Italia, sapendo che quel volo inquina quanto 4 persone in un anno intero con tutti i trasporti che utilizzano per tutto l'anno. Mi pare che il tema della transizione, dell'attenzione al clima, sia un tema su cui anche un ragionamento di equità e di priorità possa essere affrontato. Del resto non è Fratoianni, non è l'alleanza Verdi-Sinistra, ma è il governo liberale di Emmanuel Macron, che credo diciamo sia un governo a cui guardano con simpatia Azione Italia Viva, ad aver posto, per primo in Europa e non è l'unico, il tema della regolamentazione nell'uso di beni che non sono prioritari, che non sono necessari e che però hanno un impatto molto significativo nelle emissioni inquinanti. Però scusi Fratoianni, un conto è usare il termine regolamentare, certo, su cui possiamo aprire un dibattito, un altro conto è usare il termine abolire. Abolire una proprietà privata come sono i jet privati. Ora non che io voglia fare la difesa dei jet privati, è un argomento di cui non mi interessa più di tanto, però il tema è il messaggio che si trasmette. Nel momento in cui voi dite andiamo ad abolire un bene privato, si può partire con i jet privati, poi si può passare alle navi, poi si può passare all'automobile e si arriva vede, alla casa. Ma vede Giubilei, finalmente ne stiamo discutendo. I Fridays for Future l'hanno posto, lo pongono molti governi, nessuno ne discuteva. La nostra scelta è stata quella di aprire un dibattito anche su questo tema, perché io credo che continuare a ogni volta eludere i problemi, dicendo ma ci sono altre priorità, ma così non vorrei mica risolvere i problemi davvero, ma questo a che serve, è il modo con cui spesso questo paese continua a rinviare all'infinito discussioni. Sentiamo Richetti, una battuta Richetti, poi lo salutiamo. Su altre questioni, anche più impattanti. Anche su questo la penso all'opposto di Fratoianni, per cui ho soddisfatto la sua curiosità. Qui siamo sulla par condicio proprio, visto che siamo in argomento. La premessa di Nicola è che non penso di risolvere il problema in questo modo. È proprio questo il punto, che i problemi vanno risolti e non lo si fa con la simbologia del jet privato. Vede, a Modena c'è candidato, in contrapposto a noi, un esponente del partito di Fratoianni, tra l'altro un ragazzo che ha fatto battaglie molto importanti, a cui va tutto il mio rispetto e anche la mia simpatia. Ha fatto un gesto molto bello, è andato davanti al sacrario delle vittime della Seconda Guerra Mondiale, ha ricordato alcuni valori che sono anche i miei. Poi c'è un problema, che dopo quella guerra si è dato vita ad uno strumento di difesa dei popoli, delle nazioni, che si chiama NATO, contro il quale Nicola si è scagliato a più riprese, ultimamente ha anche votato contro l'allargamento di quell'organizzazione a paesi che si sentono attaccati dall'offensiva di Putin, dall'offensiva russa. Ecco, per me c'è un problema di fondo, che è la coerenza, che è la chiarezza e che è anche un aspetto che mi distingue da Nicola. Io della simbologia sono stanco, non so cosa farmene, non sanno cosa farsene le imprese e le famiglie italiane, che fermiamo o no il singolo jet, può essere un dato simbolico, ma non cambia la vita di quelle persone che abbiamo avuto ospiti anche qui, quei commercianti, quelle imprese, quelle ceramiche che andrò a visitare oggi, quegli ospedali dove andrò finita la trasmissione con voi, che hanno invece bisogno di questioni risolutive. Le questioni risolutive passano da scelte anche molto sofferte, anche molto importanti, ma che se non facciamo oggi allora mettiamo davvero in difficoltà il nostro paese. Righetti, ma è vero che volete in qualche modo o state in trattativa anche col Partito Popolare Europeo? Perché oggi è uscito un articolo su Repubblica che dice che insomma il Partito Popolare Europeo sta puntando a Calenda, sta puntando diciamo ad accordi con Renew Europe, che diciamo che è la famiglia europea che vi rappresenta.
Ma diciamo che io nella mia vita precedente ho fatto il giornalista ovviamente a bassissimo livello e so cosa vuol dire dover riempire le pagine di un giornale tutti i giorni. Fabio Martini lo fa in maniera molto autorevole e quindi Repubblica ha bisogno, anche Repubblica, di riempire tutti gli spazi che ha a disposizione in una fogliazione molto nutrita. Ma secondo vabbè, lei è colpa dei giornalisti, abbiamo capito. All'Alde, alla famiglia dei Libera. No, non è colpa di nessuno. Io le posso dire che non c'è nessuna trattativa di ingresso nel PPE da parte nostra, con totale sicurezza. Glielo dico. Grazie Matteo Righetti, grazie di l'abbiamo strappato anche qualche minuto in più grazie e in bocca voi, al lupo per la campagna giornata, elettorale. Grazie. E chiedo a Fabio Martini, chiedo alla regia, perché a me il tweet mi ha fatto venire, all'epoca non c'erano i tweet, mi ha fatto venire in mente un altro manifesto, non so se si può far vedere insomma dal tablet, chiedo alla regia questa possibilità, mi ha fatto venire in mente insomma un manifesto elettorale che ha fatto particolarmente breccia insomma in un periodo, non so se la regia, ecco questo qua, che non portò benissimo in quella campagna elettorale e che riguarda per l'appunto, in quel caso era uno yacht, o no? Ma non so se portò male, io so che quella coalizione, che poi faticò assai, ottenne il massimo di voti in tutte le competizioni elettorali della storia italiana. Quindi secondo te si è richiamato a quello fra due anni? No, ma era una risposta in punta di fatto. Dopodiché è evidente che per un paese che ha la pressione fiscale come la nostra, evocare tutto quello che evoca ulteriore tassazione e non invece un diverso peso della pressione fiscale è evidente che può pesare. E da questo punto di vista la proposta di Enrico Letta per quanto riguarda la dote erga omnes ai giovani diciamo, correva questo rischio, l'idea che comunque la sinistra sia tassatrice. Non lo è, perché poi comunque propone no, il cuneo fiscale, quindi una riduzione della pressione mirata, e tuttavia è evidente che quel manifesto ci ricorda che bisogna sempre calibrare bene i messaggi per evitare poi di avere una propaganda, come dire, opposta, uguale e contraria. Da un tweet all'altro, l'altro tweet che è circolato ed è un'immagine da questo punto di vista, anche di amore, possiamo finire così la puntata di oggi, la facciamo commentare da Francesco Giubilei, è l'abbraccio che c'è stato ieri in Sicilia, si è molto parlato insomma dei due leader del centrodestra che sono impegnati nella campagna elettorale, e ieri c'è stato questo incontro e questo abbraccio pubblicato da Matteo Salvini. Adesso si sta facendo la dietrologia dei social Giubilei sul fatto che l'ha pubblicata Salvini e la Meloni l'ha fatto dopo parecchie ore. Tutto d'amore e d'accordo tra i due? Ma ieri si è speculato tanto sul fatto che sia Salvini che la Meloni fossero insieme a Messina a fare un comizio, però in due parti diverse della città, e quindi si è detto che i leader del centrodestra sono divisi e sono separati. Parto da quanto è accaduto negli ultimi mesi. Si è detto che la coalizione di centrodestra era divisa, mm-hmm. I leader di centrodestra si sono incontrati. Ecco, gli stretti di Messina, come brillantemente esatto. Oggi ha tirato fuori il tempo. Sì, si sono incontrati e nel giro di 3-4 incontri hanno blindato la coalizione, hanno definito una regola che è quella che il partito che prenderà più voti esprimerà quello che è il premier. Sono riusciti in tutta Italia a presentarsi unitari, come peraltro poi il centrodestra governa gran parte delle principali regioni italiane. Poi è fisiologico che ci siano delle differenze all'interno di una coalizione che secondo i sondaggi sarà votata da milioni di persone. Forza Italia è un'anima più liberale, la Lega è un'anima se vogliamo più identitaria, Fratelli d'Italia è un'anima più conservatrice, però credo che anche guardando la sinistra che è divisa tra la coalizione di Letta e Fratoianni rispetto al Movimento 5 Stelle, rispetto a Italia Viva e Azione, il centrodestra invece è stato subito unitario e questo fa anche ben sperare per un ipotetico governo. Però da Tetto Osservatore non è sfuggito ieri la doppia pagina di un autorevole quotidiano dove da una parte c'era Tremonti, candidato con Fratelli d'Italia, che diceva sullo scostamento bilancio, quindi torniamo all'argomento, no, non se ne parla, dall'altra parte invece Tajani di Forza Italia che invece preme su quel provvedimento. Se tu giustamente richiamavi l'attenzione sulla foto, quella è una foto bella, solare, naturalmente ce ne sono anche altre, cui sono tra i due, mm-hmm. Sono seguite poi liti molto significative, ma è evidente. Tanto l'altro abbraccio è quello di Cernobbio di un anno fa, se non mi sì, sbaglio. Esatto, e beh, dopo diciamo, no, ce ne sono state. Il problema è vedere quanto è sincero fossero quei sorrisi. Sull'abbraccio non credo se Fratoianni vuole. Gli abbracci vanno sempre bene. Meglio gli abbracci delle botte. Ecco. Tutto male sempre. Con questa frase di pace e di speranza, insomma, possiamo chiudere la puntata di oggi. Basterebbe abbracciare tutti.
anche quelli più fragili. Anche Righetti. Ah, anche quelli più fragili, perché a volte, diciamo, mi fa un po' impressione, no? Quando ci si abbraccia tra... ma si è pronti, diciamo, invece, proprio lì, su quelle coste, a prendere a schiaffi e a respingere quelli più fragili, più deboli. Questo, e su questo poi ne parleremo anche domani nel nostro dibattito, insomma, sul tema dei migranti. Tutti, ecco. L'amore dovrebbe valere per tutti. Grazie Nicola Fratoianni, grazie a Fabio Martini, grazie a Francesco Giubilei. Adesso la linea va a Marco Piccaluga e a Coffee Break. Noi ci vediamo domani mattina, sempre alle 8. Grazie.